Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Mr. Giacoviano. Oggi un video un po' particolare, diciamo così, perché questo è Heroes of the Storm, il nuovo MOBA della Blizzard. E vi direte voi: che cacchio ci fai, Mr. Giacoviano, lì a giocare in MOBA? Boh, non lo so, effettivamente non lo so nemmeno io. Io sono un newbo che non si è mai vista una cosa del genere. E non so proprio niente di questo gioco, le meccaniche, le strategie, nulla, non le conosco. Comunque, ho ricevuto quattro chiavi per la Closed Beta. Il gioco comunque sarà disponibile da giugno, quindi poco più di un mese, mi sembra metà giugno, il 12 giugno, per tutti, free to play come anche Dota 2 e League of Legends, quindi ci sarà Legends e quindi ci sarà ovviamente la possibilità poi di comprare skin, personaggi e via dicendo, proprio come in Heroes of the Storm. In ogni caso, ho trovato queste quattro chiavi. Nel frattempo andiamoci a fare e vi faccio vedere come sono messo io, cioè molto male. Ho fatto una partita solo con Kerrigan e adesso ho fatto tre partite addirittura con Raynor, che è un assassino a distanza. Sono a livello 7, stavo guardando un attimo così per guadagnare qualche oro. Qualche sì, moneta d'oro che mi permette poi di comprare giocatori, via dicendo. Queste sono le collezioni dei guerrieri, dei minion, appunto. Le statistiche, le uccisioni che ho fatto, insomma, e via dicendo. Ok, io vi dico che veramente andiamo a fare Pronto una quando vuoi. partita così, giusto, non so nemmeno poi se ve la farò vedere tutta. Comunque, inizio una partita in cooperativa dove praticamente giocherò con altre 5 persone vere, umane, e gli avversari saranno invece guidati dall'IA. Quindi sono sempre nella fase così di crescita del personaggio, prima di entrare in classificate devi avere determinati punti. Ancora non conosco le mappe, non ho capito come funzionano. In questo caso io devo raccogliere per esempio dei gioielli per poter far partire evocare i tessitori. Non ci ho capito niente ancora di questo gioco. Sì, mi preparo. Forse è un pochino troppo alto il volume, e lo abbasserò il master poi durante l'editing. Ok, adesso mi prendo il primo talento e mi vado con questo prima di tutto. Ovviamente sto andando a caso. Ok, io seguo. Seguo questo tipo qui, non so neanche che cos'è un Va support, bene. questo qui, no. Ma chi è questo? Prima di tutto, chi sei te? Non si sa, non lo so se è un guerriero, se è un tank, appunto, e via dicendo. Ovviamente ci sono diversi. Oh no, no. Ci sono diversi stili di gioco. Io ho l'assassino a distanza, come potete vedere, non sono in prima linea, ma tiro delle botte incredibili. Puoi contare Ho su un di me. mana abbastanza alto, però questo, ecco, è un giocatore è un minion di facile utilizzo, perché ecco, effettivamente potenziamo i nostri alleati. Effettivamente non è un, cioè sto cercando qualcuno di molto semplice. Andiamo a prendere il Contare su di cuoricino. me. No, è troppo vicino il tipo. È troppo vicino. Insomma, qualcuno bisogna che stia qui.
nel mezzo. Ah, dovevo prendere un po' di cose qui. Allora, vediamo un po' se riesco a colpirlo definitivamente, questo Sergeant Hammer. Allora, il Sergeant Hammer, non riesco a dirlo, sembra che, se non mi sbaglio, è uno specialista. Oddio, io veramente sono... Mamma mia, mi ha mandato i droni. Oddio, rientriamo. Credo... Adesso mi curo, qui mi posso curare e tra 100 secondi verrà riabilitata. Ah, cavolo, posso prendere finalmente un po' di monetine. Oh, finalmente ho qualcuno che mi sostiene e muore finalmente il nostro sergeant, che probabilmente è uno dei minion più forti di questo gruppo. Allora, vediamo un po' con che possiamo andare. Mira sicura? Sì, allora riduciamo, utilizziamo ogni tot, non mi ricordo, tipo 1, 3, 5, 7, possiamo, 10, possiamo scegliere i talenti. Sì, a 1, a 7, 10, 13, 15 e 20 possiamo scegliere i talenti. In marcia. Ok, oh, è ritornato il sergente Hammer. E io sto qui praticamente in realtà per fare un po' di punteggio di esperienza, diciamo così, e per non lasciare sguarnito la bot online, che sarebbe quella più bassa. Come potete vedere, la mid ci sono queste qui e nella top c'è altra gente. Puoi contare su di me. Ok, allora. Allora, me ne devo andare. Esci. Me l'hai presa o no? Sì. Ok, torno un attimo indietro per cercare di recuperare. Puoi contare su di me. Possiamo anche chiedere aiuto ai nostri amici, così, chiedendo pericolo, difesa, dicendo. Possiamo anche mandargli dei messaggi. Intanto cerchiamo di colpire il sergente, che non fa mai male. Va bene. Ok, talento disponibile. Vediamo un paio di colpi qui. Vediamo un po'. Colpo azzoppante mi piace abbastanza. Grande. Non so se è giusto. Ovviamente sto andando un po' a casa. Ora io adesso ho delle monete. E dovrei consegnarle qui. Visto che sono vicino, ci vado. E vediamo a questo punto che cosa succede. In questo caso, sinceramente, non so se poi dobbiamo combattere con qualcuno. Attaccate, distruggete. No, boh, non lo so, penso che è partito qualcosa. Ah, eccolo qua. Eccolo qui, il ragnotto schifoso. Ah, cavolo, ho completamente... Bene, bello, così, diamoli ora. Adesso, dai, distruggiamo la torretta. Queste sono torrette automatiche. Oh, cerco di aiutare il più possibile. Prendiamo questo qui e scappiamo. Bene, abbiamo sfondato. Una volta sfondato queste torrette, lo saranno per sempre. Cioè, nel senso, non possono essere recuperate. Io però devo indietreggiare. Non so se ce la faremo. No, ecco, è finito. Potenziamo in questi minion. Distruggiamo questa che è la fontana della... Della... Era la fontana. Per ricaricare l'energia, insomma, il mana e via dicendo. Io qui ho un mio compagno. Non so però che tipo di
di Minion è, e quindi boh, è praticamente inutile. Oh, finalmente abbiamo Hyperion, che è una delle armi più potenti. La mossa eroica si chiama, credo, una cosa del genere, non mi ricordo, che ha un cooldown di un centinaio di secondi, garantito. Credo, una cosa del genere. Allora, io non so se andare dietro a lui, che qui abbiamo veramente aperto un varco enorme. E forse ci sarebbe da consegnare ancora. Vediamo un po' se io consegno. Consegna. Andiamo a 42. Ci siamo molto vicini di nuovo a poter far ripartire il tutto. Allora, qui no, dobbiamo stare attenti. Oh, ho ritrovato un altro. Ah, no, è Tychus. Pensavo fosse un Raynor. Ok, ma sono qui vicino a questo qui che non, come dicevo, non so. Io sto giocando con dei compagni e non so le loro caratteristiche. Tutto ciò è fantastico. Che botta incredibile che mi ha tirato lì. Le partite durano, diciamo, una 15-20 minuti circa. Addio la torre. No, chi è lui questo? Aspettiamo ancora degli altri minion qui. Ok, e a questo punto direi che possiamo intravedere. Mamma mia, è arrivato col missilozzo schifozzoso. Probabilmente è il momento di scendere. Solo che io non dovrei farlo da solo, avrei bisogno di un sostegno, perché qui sarebbe già stato, no, sarebbe, è stato già distrutto tutta questa parte. Ah, ok, finalmente abbiamo un po' di sostegno. Bene, condividiamoci questa cosa. Questo, a proposito di condivisione, questo MOBA, a differenza per esempio di League of Legends e Dota, doppietta che mi permette di sparare due volte. Ok, allora andiamo con Hyperion, cerchiamo, perché visto che qua dietro poi c'è un po' di gente, in modo da poter distruggere meglio tutto. Ah, perfetto, sì, stiamo andando molto bene. Oh, stanno arrivando altri minion, dobbiamo cercare. No, pensavo che mi avessero ucciso. Mi metto qua dietro questi minion, così mi nascondo. Ok, allora questo dovrebbe essere il Nexus. No, il Nexus è più su. Fatemi scappare. Mi hanno lasciato solo, Cribbio. Mi hanno lasciato solo, e lasciandomi solo sono dei cattivoni. È un peccato perché eravamo vicino al Nexus, ma non ho fatto caso, magari il mio compagno era messo male per quanto riguarda l'energia. Ma evidentemente tra un po' gli chiederò magari sostegno. Io vorrei sapere che diavolo stanno facendo. Qui c'è da distruggere le torrette, niente di qua. Ah, tessitori nemici. Dove sono i tessitori nemici? Penso che siano questi. Quindi ho fatto bene a mettermi qui. Vediamo un po'. Se la cosa si complica, chiederò aiuto. No, ma non sono qui i tessitori. Dove diavolo sono? Ah, eccolo. Eccolo, sta arrivando, e meno male, sta arrivando qualcuno. Che attualmente non saprei chi è. Devo usare di nuovo Hyperion, credo. Perché questo è troppo potente, non possiamo lasciare che... Ok, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo distrutto facilmente.
tutto sommato. Molto bene, che cos'è? Chi è questo? Che cavolo volevo dunque dire? Serve. Dunque serve, va bene. Allora, qui c'è un po' di bordello. Allora, io monto in sella. Guardate che bella questa cosa. E vado in aiuto. Scegli un talento. Ok, scegliamo un talento. Munizione. Centro perfetto. Mamma mia, che bordello c'è qui. Non ci capisco niente. Porca miseria. Hanno distrutto questo posto. Aspetta, devo cercare di difenderlo a tutti i costi. Mi stanno distruggendo. No, c'è qualcuno che è partito col mio stesso. È Tychus, che mi sembra molto simile. Ah no, c'è anche Raynor. Purtroppo hanno distrutto la fonte. Hanno distrutto la fonte delle nostre energie. Ok, a questo punto dobbiamo avanzare, penso. Garantito. Io vado dietro a questo tipo. Ci abbiamo anche Uther come nemico. Ah, aspetta. Ah, questo è Diablo. È Diablo. Quindi niente. Ah, bene. Ora. Sì. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Dai, che Uther lo stavo per distruggere. Mi è scappato di mano, veramente. Puoi contare su di me. Ma questa volta ci siamo. Questa volta ci siamo. Vieni qua, Uther. Dove diavolo sei? Devi curarti subito. Devo curarmi, però ora non posso. Mi sto tenendo da parte. Un po' di ho distrutto la fortuna. Vai, perfetto, andiamo avanti. Mi stavo tenendo da parte un po' Hyperion. Oh Gesù. Mamma mia, scappa. Va bene, devo tornare in base. Devo tornare assolutamente in base. Che cos'è questo segno qui? Sta chiedendo aiuto. Cacchio. No, mi hanno ucciso, puttanaccia Eva. Non me ne sono accorto, stavo guardando, pensavo che stesse caricando il ritorno al nucleo, insomma al mio Nexus, per potermi ricaricare. E adesso mi tocca aspettare tantissimi secondi. E stiamo subendo, tra l'altro, anche se siamo in vantaggio di 18 contro 17. Stiamo subendo contro l'IA. Questa è una cosa terribile. Sono tutti qui, purtroppo. Bisognerebbe prendere forse dei cavalieri. Stanno avanzando, però troppo. Stanno avanzando troppo, no. Via, devo andare con. Facciamogliela vedere, Matt. Allora, devo chiedere aiuto, tra l'altro. Perché mi stanno attaccando il Nexus, non va bene. Ok. Capolinea, figliolo. Stanno continuando. Oh, ma via, fuori. Stiamo subendo troppo. Garantito. Ah, meno male che c'è il fuoco amico. Porca miseria, mi ha stordito. E ferro e fuoco. Adesso c'ho l'eroico.
Stanno andando avanti i nostri, molto bene, non mi ero accorto. Difendiamo le retrovie. Attacchiamo, tiriamo fuori tutti qui. Molto bene, stiamo andando a distruggere. Lascia perdere quei minion lì, se le cosano in automatico. Dai, 10 secondi e c'ho attacco con l'Hyperion. Questo è il Nexus nemico. Eccolo qua. E adesso cominceranno a fare un po' di danni. Non tantissimo, ma ragazzi, siamo sugli 80-64%. Bene, bene. Vai, vai, vai così, vai così. Fammi uscire dal punto. E continuiamo a uccidere i minion. Sì. 16%, dai, dai, dai. Wow, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Anche un noob può farcela contro l'IA. Anche se good game, appunto, ci stanno dicendo. Io tra l'altro non so come si fa a inviare un messaggio in chat. E niente, come potete vedere, ho guadagnato 10 di oro, pochissimo, un pochino di esperienza, e mano a mano possiamo portare avanti sia il livello mio personale che il livello del giocatore e sbloccare di conseguenza le abilità e via dicendo. Arrivati, non mi ricordo, tipo, che ne so, vediamo un po', al 20° livello, che cosa possiamo fare? Nulla. No, questo niente, con questo non ce ne frega niente, ma invece è arrivato qui, scusate un attimo. Allora, sì, al 40° livello possiamo fare la Lega Squadre e al 30° la Lega Eroi e via dicendo. Comunque, detto questo, il motivo per cui stavo facendo questo video, ho 4 chiavi beta. Della close beta sempre di Heroes of the Storm, quindi chi fosse interessato mi lasci un commento sotto questo video. Ovviamente i primi 4 le riceveranno, se ce ne saranno più di 4 purtroppo più di questo non posso fare, e quindi spero che questo vi sia di gradimento e magari, non so, faremo anche qualche partitina insieme così per cularci un attimino in allegria e in amicizia. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace, ricondividete e commentate, fatemi sapere come vanno le cose, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto naturalmente, e magari rifarò un video tra un pochino per farvi vedere se sono migliorato oppure no. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo presto, ciao ragazzi, è stato bellissimo.